Parliamo ora col professor Emanuele Frontoni, docente di informatica all'Università di Macerata e co-direttore del VRAI, che è il Vision Robotics and Artificial Intelligence Lab. Sì, esatto, grazie. E qui al meeting ha partecipato a due eventi. Il primo, l'intelligenza artificiale in azienda, scenari nazionali e internazionali, case history. Il secondo evento, l'intelligenza artificiale va a scuola. Cominciamo col primo, con la domanda di Don Sì, se ci può fare una sintesi di questi interventi per i nostri ascoltatori. Sì, grazie intanto. Il primo incontro è stata un'occasione di discussione all'interno dell'Arena Compagnia delle Opere, qui al meeting, per cercare di rispondere alla domanda a che punto siamo dentro la consapevolezza delle piccole e medie imprese italiane, delle aziende italiane in generale, rispetto al grande mondo dell'intelligenza artificiale, perché come sapete ne parliamo ormai da un po' di tempo, anche in maniera molto intensa, ma se poi andiamo a guardare quanto le nostre imprese la stanno utilizzando e soprattutto ne sono consapevoli, il tema è abbastanza differente. Cosa è venuto fuori da alcuni di questi confronti? È venuto fuori che spessissimo la reazione principale è quella della paura. Noi ci preoccupiamo molto di come l'AI sostituirà il lavoro dell'uomo, di come avremo, diciamo, problemi anche legati alla visione futura della nostra azienda e avendo molta paura ce ne occupiamo poco, perché quando siamo molto preoccupati ce ne occupiamo molto poco, è difficile che vengano delle idee quando siamo spaventati. Allora il nostro compito anche come sistema dell'università italiana, della ricerca e dentro tante collaborazioni, il nostro laboratorio è un laboratorio che da anni collabora col mondo delle imprese, è quello di assistere queste imprese e abbiamo mostrato qui al meeting tanti casi di utilizzo nelle piccole e medie imprese che hanno portato poi a vantaggi molto importanti. Perché io dubito che noi possiamo pensare di fare proibizionismo o di star lontani da un'evoluzione tecnologica così forte. E questa lontananza non è ammessa soprattutto in imprese che vogliono fare innovazione, le imprese del digitale, quelle della meccanica, sono tutti settori che hanno molto bisogno di collaborare, e questo è il tema chiave, tra intelligenza artificiale e esseri umani per cercare di ottenere il meglio da entrambi. Noi non siamo capaci di analizzare ad occhio 1 milione di dati di venduto. Molti sistemi automatici, molti nostri algoritmi lo sanno fare meglio di noi. Dall'altro lato, noi abbiamo tanta creatività e non dobbiamo farci prendere da una narrazione scorretta legata al fatto che questa AI sia creativa. L'AI non è creativa. L'AI riesce a replicare cose già fatte anche nel vostro lavoro giornalistico. L'AI fa dei buoni copia e incolla, dei buoni mix di testo, ma non scrive un pezzo reale, un ragionamento, un approfondimento. E questa consapevolezza è il tema su cui insieme con CDO anche, e qui al meeting ci si è lavorato molto durante questa settimana, anche la presenza di Padre Menanti, tante presenze importanti hanno ricordato, come lo ha fatto anche il Papa, che questa è una grande opportunità da cogliere essendo coscienti di tutti i rischi, ma altrettanto coscienti di tutti gli utilizzi intelligenti. E su questo dobbiamo lavorare molto, stimolare un utilizzo intelligente e creativo dell'intelligenza artificiale nel mondo delle imprese. Allora, l'uso dell'intelligenza artificiale nelle imprese riguarda sicuramente anche l'uso che ne potrà fare Radio Maria, ma anche l'intelligenza artificiale nella scuola, che è il secondo tema. L'intelligenza artificiale va a scuola, cosa vuol dire punto interrogativo? Qual è il significato? Il punto interrogativo è paradossale, no? Perché l'intelligenza artificiale è già andata a scuola, ha imparato, ha appreso, perché tutti i nostri sistemi di intelligenza artificiale apprendono, guardano dati, hanno letto milioni di libri e quindi sanno scrivere qualcosa, oppure hanno visto andamenti di temperatura e sanno prevedere il meteo o le temperature nei prossimi giorni. Però nel mondo della scuola reale, cosa stiamo facendo realmente? Nel mondo dell'educazione in generale, ma anche nel mondo della divulgazione, tornando all'esempio di Radio Maria, perché poi voi avete un ruolo educativo enorme, come è sempre stato, per il mondo della comunicazione. Allora, cosa succede a scuola e perché il punto interrogativo? Perché la mia grande preoccupazione, ma la preoccupazione di tutti, è che lì si gioca la parte più importante della partita.
se la scuola non riesce a mettersi in moto nel raccontare, nel trasferire consapevolezza, nello stimolare un utilizzo intelligente, come dicevamo poco fa, ma è essa stessa quella che genera proibizionismo, è vietato utilizzare ChatGPT per fare i compiti a casa, è vietato. E chi lo usa lo stesso? E chi lo usa lo stesso come facciamo? Oppure che non educa ad un'etica dell'AI nella scuola, perché la possiamo usare anche dal lato del docente, tema cruciale. Voi immaginate di dover fare, uno dei grandi temi di discussione che abbiamo fatto insieme con i pedagogisti in questo periodo per preparare l'incontro, immaginate di avere davanti a voi 30 ragazzi con bisogni educativi speciali, disturbi dell'apprendimento, disabilità, quelli più bravi, quelli meno bravi, e dobbiamo fare didattica personalizzata. O il prof, il maestro, è un supereroe che riesce a fare tutto questo, oppure ha bisogno anche lui di una collaborazione. E non è perché per caso questa collaborazione arriverà proprio da questi strumenti di intelligenza artificiale? Non è che per caso, che ne so, creare 7 test diversi con livelli di complessità diversi può essere fatto insieme con un large language model? Oppure dall'altro lato, se riuscissimo a togliere ai prof, alla comunità educante, tanto tempo che viene usato per azioni burocratiche, quei prof avrebbero molto più tempo per l'interazione umana, che è il vero punto dove noi siamo forti, siamo i fuori classe. E nessun sistema di intelligenza artificiale supererà mai questa capacità. Se però gli facciamo riempire moduli e moduli e moduli, o ripetere e scrivere relazioni su relazioni, quel tempo gliel'abbiamo rubato. E non è per caso che l'intelligenza artificiale, andando a scuola, vada anche ad assolvere un compito di supporto ad attività burocratiche che tolgono tempo e voglia a chi vuole stare con i ragazzi, immerso nei ragazzi. E queste sono state un po' le domande a cui abbiamo cercato di rispondere con tanta popolazione scolastica che oggi ha una responsabilità importante: mettersi in moto. Quindi lei ha parlato prima inizialmente delle paure che suscita nella gente l'intelligenza artificiale. Quindi la possibilità che l'intelligenza artificiale generativa inizi a prendere delle decisioni in autonomia è esclusa? È esclusa, lo dico da scienziato. Oggi non abbiamo evidenze scientifiche del fatto che esista un'intelligenza artificiale generale che sa fare tutto ciò che l'uomo sa fare. Sappiamo invece vivere nella cosiddetta intelligenza artificiale ristretta, sappiamo fare poche cose molto bene, solo su quelle poche cose. Non è che un algoritmo che genera la mia voce, che magari aumenta la qualità della mia voce, è buono per guidare la macchina. Non sappiamo generalizzare, tantomeno sappiamo prendere decisioni diverse da cosa trasmettere oggi in radio a cosa insegnare domani in aula. Sono tutte cose diverse, molto specifiche, che l'intelligenza artificiale moderna non sa ancora fare. L'uomo è totalmente salvo e totalmente libero di esercitare la sua grande intelligenza, la sua grande creatività. Deve, secondo me, abituarsi un po' di più a fare quello che noi tecnicamente chiamiamo human AI teaming, cioè a lavorare in collaborazione con sistemi di intelligenza artificiale che di tanto in tanto ci sbrigano delle questioni. E questo temo che dobbiamo continuare ad educarlo, perché nessuno ci ha mai spiegato questo. Quindi, come risponde a chi dice che l'utilizzo di queste tecnologie sia disumanizzante? Allora, diciamo che probabilmente la cosa più disumanizzante in questo momento è non occuparsi di queste nuove tecnologie, perché noi siamo esseri umani nati curiosi, curiosi di scoprire, e secondo me più che essere disumanizzante le AI, è disumanizzante non occuparsi, non studiare, non essere curiosi verso una delle tante innovazioni, che non sarà l'ultima, ne avremo mille altre di fronte a noi, come è sempre stato nella storia dell'uomo. Grazie professor Emanuele Frontone di essere qui con noi e per questo suo intervento molto interessante sull'intelligenza artificiale. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro.